Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questa mantella. È realizzata in piano con ferri di andata e ritorno, quindi potete lavorarla sia con i ferri circolari che con i ferri dritti tradizionali e si può mettere in diversi modi. Adesso ve li faccio vedere. Il primo è quello classico con l'apertura da parte. Il secondo è con l'apertura davanti. Il terzo è sempre con l'apertura davanti, ma portata un po' scesa verso il retro, così come se fosse una stola. E il quarto è così, come se fosse una sciarpona. Ma se fa veramente freddo, ci possiamo anche avvolgere tutte. Questo progetto mi piace veramente tanto perché è molto versatile. Pensate, pesa solo 140 grammi, circa 75 grammi di Kid e 65 di Aretha Slim, per cui veramente ve lo potete portare da tutte le parti, anche in borsetta. Comunque, per tutte le tecniche che io durante il video vi spiego, trovate i link ai video dedicati qui sotto nell'info box. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questi due della Tessiland. Questo, molto peloso, è l'Aretha Slim. In 150 grammi ci sono circa 495 metri. I ferri consigliano il 6 o l'8 ed è 100% poliammide. Poi abbiamo bisogno anche del kid. Questa volta in 25 grammi abbiamo circa 250 metri. È formato dal 50% di mohair, il 18% di lana e il 32% di poliammide. E qua ci consigliano i ferri del 4 o del 5. Ma come vi dico sempre, dovete fare un campione di 10 cm per 10 cm per verificare con quali ferri avete la tensione corretta di 20 maglie per 30 ferri. Questo campione lo dovete realizzare solo con il kid. Io per avere la tensione corretta devo utilizzare dei ferri numero 4, poi ci serviranno anche dei ferri di mezza misura superiore. Io utilizzerò un cavo da 100 centimetri. Se voi avete i ferri quelli fissi, prendete i ferri più lunghi che avete. Poi ci servirà anche un contagiri, dei marcatori, delle forbicine, un ago da maglia, un metro da sarta e dei bottoni, che siano automatici o bottoni normali. Quello io vedrò più avanti quale dei due utilizzare. Ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Per prima cosa dobbiamo fare dei calcoli. Visto che il nostro poncio è formato da un rettangolo che ha per base 130 cm e per altezza 65, dobbiamo sapere a quante maglie, a quanti ferri corrispondono. Quindi 130 centimetri, a quante maglie corrispondono? Bisogna fare la proporzione. 130 per 20, che sono le maglie che io ho in 10 centimetri del mio campione, diviso 10 e sono 260 maglie. Quindi noi dobbiamo avviare proprio 260 maglie. Per quanti ferri indicativamente dobbiamo lavorare? Beh, io vi dirò di prendere la misura direttamente con il metro, però indicativamente se il nostro rettangolo avrà un'altezza di 65 centimetri, per sapere quanti ferri più o meno andremo a fare, basta moltiplicarli per i ferri che abbiamo in 10 centimetri del nostro campione, che sono 30, e dividerli per 10. Saranno appunto 195 ferri circa. Quindi adesso possiamo iniziare ad avviare le maglie. Con un filo di Aretha Slim e un filo di Kid uniti insieme, lasciando una codina abbastanza lunga per avviare tutte le nostre 260 maglie e il ferro di misura superiore, avviamo con il metodo long tail tutte le nostre maglie. Quindi su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo. Su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo. Comunque qui sopra e nel box informazioni vi lascio il link del video dove vi spiego per bene come si fa ad avviare le maglie con questo metodo. Bene,
Ho finito di avviare tutte le mie maglie, ho cambiato i ferri con quelli di misura corretta e adesso devo lavorare per 6 ferri a maglia legaccio. Visto che stiamo lavorando in ferri di andata e ritorno, saranno 6 ferri da lavorare tutti a dritto. Ok, ho lavorato i 6 ferri a maglia legaccio e adesso lavoro 5 maglie sempre a legaccio, quindi sempre a dritto con il kid e la reta. 2, 3, 4 e 5. Poi metto un marcatore perché adesso lavorerò le altre maglie fino in fondo a maglia rasata, quindi in questo ferro a dritto, però solo con il filo del kid. Ok, sono arrivata quasi in fondo al ferro, mi mancano le ultime 5 maglie. A questo punto, anche da questa parte, metto un marcatore e lavoro queste maglie appunto a legaccio, quindi, come abbiamo già detto, vanno lavorate sempre a dritto. Questa volta però, appunto, le sto lavorando solo con un filo di kid. E questo è il mio primo ferro. Il secondo ferro invece lo farò sul rovescio del lavoro e lavoro le 5 maglie sempre a dritto perché, come abbiamo detto, vengono lavorate a legaccio. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E il resto delle maglie invece a maglia rasata, quindi sul rovescio del lavoro vanno lavorate a rovescio. Mi fermo quando arrivo al marcatore perché le ultime 5 maglie vanno lavorate a legaccio, ma con tutti e due i fili. Comunque arrivo lì e vi faccio vedere. Bene, sono arrivata appunto al marcatore e a questo punto, per lavorare questi ultimi 5 ferri a legaccio, unisco anche il filato a retra che avevo lasciato ad attendermi lì. Quindi, siccome devo lavorare a dritto, li porto tutte e due sul retro del lavoro e lavoro anche queste 5 maglie. 2, 3, 4 e 5. Quindi proseguo così per un totale di 31 ferri. Cosa faccio? Lavoro le prime 5 maglie a dritto con tutti e due i filati, lascio in attesa la reta, continuo scusate, il kid per tutto il ferro, ricordandomi che anche queste ultime 5 maglie vanno lavorate a legaccio. Al ritorno, chiaramente lavoro le mie 5 maglie a legaccio sempre solo con il filato kid, arrivo fino al marcatore e qui trovo il filato a reta ad aspettarmi per lavorare le ultime 5 maglie. E vado avanti così, appunto, come dicevo, per una sezione che ha per totale 31 ferri. Ok, ho finito la prima sezione da 30 ferri e non 31, chiaramente. E adesso devo fare la seconda sezione che andrà lavorata come abbiamo fatto all'inizio, quindi sia con la reta che con il kid, lavorando appunto per 7 ferri sempre a dritto perché lavoreremo a legaccio. Perfetto, ho finito di lavorare i miei 7 ferri a legaccio con il kid più la reta e come vedete il filo della reta si è spostato sulla sinistra del lavoro. Quindi, se prima lavoravamo il bordino con tutti e due i filati a destra, adesso spostandosi dall'altra parte lo lavoreremo a sinistra. Quindi si alterneranno delle parti dove il nostro bordo a legaccio sarà solo col kid, a parti dove invece avremo il bordo con areta più kid. Quindi adesso proseguiamo a lavorare per 30 ferri.
con chiude a reta per appunto le 5 maglie, poi lascio la reta e lavoro tutto il resto solo con il chiude. E così faccio per 30 ferri. Chiaramente nei ferri di ritorno riprenderò da qui la reta e il chiude e me lo riporterò qua. Quindi avrò appunto solo il bordino con tutti e due i filati. Alternando appunto questi 7 ferri, proprio perché sono in numero dispari, il filato una volta va a destra, una volta va a sinistra, alternando questi 7 ferri lavorati a legaccio con tutti e due i filati a ferri dove invece lavoro solo il bordino con tutti e due i filati, però poi i 30 ferri appunto del corpo, diciamo così, del progetto lo lavoro solo con il kid, si formerà tipo, diciamo così, un serpentello. Poi semmai ve lo faccio vedere meglio, magari spiegato con un disegno, in maniera che così appunto è più evidente, perché qui non mi entra neanche tutto il progetto nell'inquadratura. Bene, vi ho fatto il disegno per andare a comprendere meglio il lavoro che dobbiamo fare. Quindi è un rettangolo che ha per base 260 maglie pari a 130 cm e per altezza circa 65 cm. Con tutti e due i filati abbiamo avviato le maglie e poi siamo andati a lavorare sempre con entrambi i filati a legaccio per 6 ferri. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perché 6 ferri? Perché 6 ferri più l'avvio danno un'altezza di circa 7 ferri e deve essere un numero dispari. Adesso vi spiego il perché. Una volta che li abbiamo lavorati in ferri di andata e ritorno, dobbiamo lavorare le prime 5 maglie sempre con tutti e due i filati. Quindi 5 maglie con tutti e due i filati, abbandono la reta e poi lavoro tutto con il kid. Quando torno indietro riprendo in questo punto la reta e lavoro le altre 5 maglie. Quindi praticamente la reta fa questo serpentello, questa greca, perché una volta che poi noi abbiamo lavorato 30 ferri, quindi sempre di andata e ritorno 30 ferri, dobbiamo riprendere tutti e due i filati e iniziare a lavorare a legaccio con tutti e due i filati per 7 ferri. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A questo punto vedete che la reta me lo trovo a sinistra del lavoro. Quindi nei prossimi 30 ferri andrò a lavorare le prime 5 maglie a legaccio con tutti e due i filati nella parte sinistra. Finito questi appunto 30 ferri, ritorno a lavorare con tutti e due i filati per 7 ferri, sempre a legaccio, e quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sono di nuovo dalla parte destra. Faccio la stessa cosa, lavoro le prime 5 maglie a legaccio con tutti e due i filati, poi lavoro solo con il kid. Anche da questa parte, dove non è segnato, comunque le ultime 5 maglie sono a legaccio, solo che appunto sono solo con il kid. E quindi lavorando delle sezioni di 7 ferri con tutti e due i filati, di 30 ferri con tutti e due i filati solo per una parte di legaccio e poi solo col filato a retra, mi ritrovo proprio questo serpentello, vedete? E così posso portare avanti il filato a reta fino alla fine. Quindi poi, quando mi trovo qui, anziché lavorare 7 ferri, ne lavorerò 6 e poi la chiusura. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua. Questo è l'avvio, quindi abbiamo il bordo fatto con tutti e due i filati, poi ho portato su tutti e due filati dalla parte destra, mentre vedete che dalla parte sinistra invece ho lavorato il bordo a legaccio solo col kid. Poi dopo i 30 ferri così ho fatto 7 ferri con tutti e due filati e chiaramente la reta mi si è spostata da questa parte, perché con i ferri dispari una volta va a destra e una volta va a sinistra. E quindi vedete che qui prima il bordo era solo col kid, poi mi si è spostato e qui il bordo è con la reta, mentre qua esattamente il contrario. Prima c'erano tutti e due filati e poi uno solo. E sono andata avanti
con queste sezioni, per 5 sezioni. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso sono arrivata a dover lavorare i 6 ferri con tutti e due i filati e poi fare la chiusura. Quindi lavoro i miei 6 ferri e poi vi faccio vedere come chiudere e come nel caso, se volete mettere i bottoni quelli normali, andare a fare le asoline, altrimenti potete mettere gli automatici. Prima di chiudere, se dobbiamo mettere i bottoni e quindi fare le asole, dobbiamo fare dei conti. Ma comunque questi conteggi vi serviranno anche se voi attaccate i bottoni automatici. Il primo conteggio che andiamo a fare è l'altezza del nostro scalfo. Per me sono 20 cm. Per sapere a quante maglie corrispondono, devo moltiplicare 20 cm per il numero di maglie che avevo in 10 cm del mio campione, che corrisponde anche qui a 20. Quindi 20 per 20 diviso 10 fa 40. Quindi vuol dire che il mio scalfo in altezza, quindi lineare, è 40 maglie. Altro calcolo che dobbiamo fare è l'ampiezza, diciamo così, dello scollo della nostra mantella. Per me sono 30 cm lineari, pari a 60 cm di circonferenza. Quindi adesso ragioniamo in centimetri lineari, quindi 30 per 20, perché voglio sapere questi 30 cm a cosa corrispondono, diviso 10 sono 60 maglie. A questo punto dobbiamo prendere la nostra mantella, andare a calcolare la metà esattamente della mantella, quindi 260 maglie diviso 2, andiamo alla, dopo 130 maglie, mettiamo un marcatore e poi da quel marcatore contiamo 60 maglie, lo contiamo verso, diciamo così, l'esterno, 60 maglie, mettiamo un marcatore, poi contiamo altre 40 maglie e mettiamo un marcatore. Stessa cosa nell'altra metà della mantella, quindi dal marcatore centrale contiamo 60 maglie, mettiamo un marcatore, 40 maglie e mettiamo un marcatore. E quindi mettendo questi marcatori, adesso vi faccio vedere come si fa per creare le asole e poi per andare a cucire i bottoni. Certo è che se invece voi volete mettere i bottoni, quelli ad automatico, prima chiudete tutta la mantella e poi con lo stesso conteggio andate a verificare dove avete messo i marker per poi cucire i bottoni automatici. Bene, ho messo il mio marcatore centrale, poi per quanto riguarda me a 60 maglie ho messo un altro marcatore, a distanza di altre 40 maglie ho messo un altro marcatore. Così ho fatto dall'altra parte, sempre dal centro, 60 maglie un marcatore, 40 maglie un marcatore, in maniera che così abbiamo proprio le asole e i bottoni alla distanza corretta. Ripeto, questa distanza la prendiamo anche se andiamo a cucire poi gli automatici. A questo punto iniziamo a chiudere il nostro lavoro. Io ho già messo i ferri di misura superiore e vado a fare una chiusura con accavallata, quindi lavoro una maglia, lavoro una seconda e poi accavallo la prima sulla seconda. Vado avanti a lavorare un'altra maglia e poi accavallo la maglia. Lavoro e accavallo la prima sulla seconda. E vado avanti così morbidamente, senza stringere, fino ad incontrare il primo marcatore. Bene, sono arrivata al primo marcatore, tolgo il marcatore e faccio l'asolina. Lì dipende il vostro bottone quanto è grande. Io ho deciso di mettere dei bottoni diciamo molto piccolini e quindi per fare l'asola non faccio nient'altro che gettare il filo sul ferro e accavallare la maglia alla gettata. Così vedete, ho fatto praticamente una catenella. Adesso
è difficile da vedersi perché il filato è peloso, però così abbiamo fatto una catenella. Dipende quanto grande avete il bottone, per cui vi potranno servire 2, 3, anche 4 catenelle, lì veramente dipende dai bottoni. Io penso che con 2 catenelle vada bene, quindi getto un'altra volta e a cavallo. Ok, penso che così vada bene per il mio bottoncino. Quindi proseguo a lavorare chiudendo con la cavallata normalmente. Subito dopo aver chiuso con la cavallata, vado a verificare che il buchino che si è creato sia abbastanza grande da far passare il mio bottoncino. Ragazze, si vede poco, si vede veramente... Aspettate, che così proprio si vede niente. Eccolo qua, si vede veramente poco perché appunto con il filato peloso è così. Però fidatevi, il buco c'è e quindi ecco che il mio bottoncino passa. Quindi posso proseguire a lavorare chiudendo con la cavallata fino al prossimo marcatore. Sono arrivata al secondo marcatore, anche qui lo tolgo e faccio 2 catenelle, quindi getto sul ferro e a cavallo la maglia, poi ancora getto sul ferro e a cavallo la maglia. A dire la verità, questa cosa si potrebbe fare anche con un uncinetto, ma solo per 2 catenelle non prendo un uncinetto, quindi faccio così. E poi continuo a chiudere, scusate, continuo a chiudere fino non al marcatore della metà, ma all'altro che per me è il primo marcatore rosa. Questo qua della metà lo passo. Bene, sono arrivata al marcatore rosa dove so che qui invece devo cucire il bottone. Quindi cosa faccio? Tolgo il marcatore, apro. Lavoro una maglia a cavallo e rimetto il marcatore per sapere appunto dove poi devo andare a cucire il bottoncino. Proseguo chiudendo le maglie fino all'altro marcatore rosa dove farò la stessa cosa. Quindi praticamente reinserisco il marcatore per sapere appunto dove devo andare a cucire il secondo bottone. Bene, sono arrivata alla fine, chiudo anche l'ultima maglia e poi sfilo, taglio e adesso vado a nascondere le codine nel retro del lavoro. Adesso con il filo Kid in corrispondenza dei due marcatori vado a cucire i due bottoncini. Per far uscire tutto il pelo della reta che potrebbe essere, diciamo così, rimasto impigliato nella lavorazione, basta pettinarlo con una di quelle spazzole per neonati, quelle morbide tipo questa, e quindi andando appunto così a pettinarlo piano piano noi facciamo proprio uscire il pelo e diventerà tipo pelliccia, diciamo così. Se invece non avete una di queste spazzole, beh, con l'utilizzo e i vari lavaggi comunque piano piano uscirà da solo. Bene, come avete visto realizzarlo è stato veramente semplice. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!